Passione, tifo e tanto cuore per la Turris. L'associazione Orgoglio Corallino compie 3 anni, un progetto importante a supporto della società e dei tifosi, con l'obiettivo di portare sempre più in alto i colori biancorossi, con uno sguardo anche al sociale. Tante le iniziative in cantiere, come dal progetto Scuole per le nuove generazioni. Di seguito le immagini e le interviste realizzate al rappresentante Vincenzo Volpe e a Tania Strino, figlia del grande Enzo, mai dimenticato dalla tifoseria corallina. Questa sera, in virtù del fatto che festeggeremo il 3° anniversario della nostra associazione Orgoglio Corallino, noi abbiamo nominato dei soci onorari. Qui a fianco a me ci sta il grande Vincenzo Accaldo. Il grande Vincenzo Accaldo che ci ha dato una grande mano per quanto riguarda il nostro sponsor nazionale, Armaturi. Abbiamo scelto questa frase per Vincenzo, dettata soprattutto dal nostro che ha fondato l'associazione, Domenico Cacciotto, che adesso purtroppo è a Milano per motivo di lavoro. Decisivo il suo ruolo nel portare Arturo De Greco un grande sponsor come onorato, mostrando forte senso di appartenenza alla nostra città e grande passione per la nostra amata Turris. Gli abbiamo fatto la tessera onoraria della nostra associazione e poi gli abbiamo dato questa per fare una targa per la mettere in risposta alla nostra associazione Marittimi per il futuro. Ecco qua. Complimenti, grazie. Complimenti e grazie. Poi questa associazione è la vostra. Daniele, cortesemente mi puoi dare quelle altre. Scusa. Poi abbiamo deciso anche di dare, di fare socio onorare anche la famiglia Strino, in nome del grande Enzo Strino, il presidente della figlia. Tutto il fatto che è la nostra bandiera, Enzo, è indimenticabile. Quando si parla di Turris e della sua storia, è d'obbligo abbinarla ad una bandiera come Enzo Strino, storico portiere e grande capitano corallino. Hanno tutti l'impegno di ricordarlo e farlo un esempio per le nuove generazioni. Guido e Tania Strino, i figli e le loro stesse. Ok, grazie. Grazie. Poi questa a destra già ce l'ha, però gli devo dare questo perché è stato fondamentale in tutto, un grande amico, ho conosciuto anche per la Turris, e glielo devo dare con grande cuore, Anilo Roffrido. Oh, è bello lì. Lui è il pensatore per trovare per lo sponsor onorato Armaturi, per la Tirrenia e tutto. Avevo questo desiderio. Una giornata in piena estate mi disse della sua idea. Io conosco una persona che ci può fare da tramite per questo. Però io non è che sono. Io non so parlare. Portami a conoscere questa persona e non ti preoccupare, potremmo fare grandi cose, anche insieme per il territorio di Torre del Greco. Anelo Roffrido. Una piccola frase sempre dettata dal nostro caro amico Domenico. L'infinita passione per la nostra amata Turris, l'intuizione e il coraggio di credere in qualcosa che poteva sembrare impossibile. A lui il nostro grazie di cuore per aver contribuito a legare il nome di una grande azienda come onorato alla squadra della nostra città. Volpe, anima di orgoglio con la Lina, è un grandissimo tifoso della Turris, 3° anno di anniversario, si va avanti con questo progetto. Sì, senz'altro ha avuto un po' di attimi di sbandamento l'anno scorso, però sinceramente ho voluto anche con gli altri soci portare avanti questo discorso, perché anche proprio per la tradizione e passione che ci abbiamo, per la nostra amata Turris.
in virtù del fatto che in quest'anno noi avevamo vari obiettivi. Il primo obiettivo è quello di arrivare a 100 soci e siamo quasi lì, sperando che, o in questa serata o comunque nei prossimi mesi, di arrivare al fatidico 100. Poi abbiamo un altro discorso aperto per quanto riguarda il progetto scuola, di cui ci siamo un po' fermati perché vogliamo un po' decidere come portare anche i papà poi allo stadio, perché il fatto di venire i bambini dobbiamo cercare anche di portare i papà al campo. Allora vogliamo coniugare queste due cose per far sì che comunque possiamo portare più gente al campo. Poi, come di solito faremo sempre il Natale o la Befana Corallina, al momento della decisione che faremo con il direttivo per fine novembre. E stiamo cercando anche di portare, diciamo, avanti un certo discorso per i fuori torre, perché i fuori torre, molto, secondo me, sono proprio l'anima raggiante di questa Turris, sperando che si va in Lega Pro quest'anno, perché loro ci potrebbero dare anche una grande mano, visto e considerate che comunque siamo sparsi per tutti i dali, i nostri carissimi tifosi corallini. Ecco, torniamo un attimo a calcio giocato. Dicevi quest'anno la Lega Pro un inizio un po' in affanno, ma ci crediamo ancora? No, noi ci crediamo, ci crederemo sempre. Certo, però a squadra adesso si deve dare un po' una riguardatina proprio personalmente, proprio ogni giocatore, perché ha fatto i sacrifici questa società a prendere degli ottimi giocatori. Se noi nulla togliendo agli altri, però Picci non si può dimenticare di che non si gioca a calcio. Palumbo, Danucci, De Gaulle, stiamo parlando che comunque sono giocatori di altissimo, altissimo livello. Stanno attraversando un brutto periodo, però noi saremo sempre qui a sostenerli affinché possiamo arrivare tutti quanti al nostro grande traguardo. Grazie mille. Prego, prego. Eh sì, sono qui tra loro, sono qui proprio perché mio padre ha dato tanto a tutti, ha dato tanto ai tifosi, ha dato tanto alla maglia, ha dato tanto a Torre del Greco, e sono orgogliosa di stare qui stasera perché in questo giorno importante per questi tifosi loro hanno ricordato attraverso me e mio fratello, anche se non c'è, mio padre. Gente appunto che amava il grande Enzo, che ricordo hai calcisticamente parlando? C'è un aneddoto particolare? Sì, l'aneddoto è che papà, anche o in casa o fuori casa, massimo le 5-6 di mattina doveva andare a vedere il campo, anche se era in trasferta si metteva, si doveva andare a guardare prima il campo da solo di prima mattina, come se lo studiasse, se lo coccolasse, perché poi dopo lo doveva affrontare. In tribuna, come sugli spalti, è sempre presente il nome di tuo padre, con degli striscioni, con le bandiere, è sempre bello ricordare. Sì, è sempre bello ricordare, è sempre bello per me andare e ritrovarlo. Il suo ultimo viaggio l'ha fatto lì, me l'aveva sempre chiesto, lo abbiamo fatto, e è per questo che ogni volta che viene ricordato in casa sua. È per questo che quando faremo qualcosina per il suo primo anniversario sarà lì, perché è lì che è casa sua. Grazie mille. Grazie a voi.